Là sopra stanno i cannoni del castello, Castello de Malta, eccolo. Boom! Mazza e botta che ha tirato. Questa è la Holland American Line. Nuova avventura, siamo qui a Malta, precisamente a Valletta, verso la parte del porto, e qui con me abbiamo la nuova canna da light rock fishing, quindi proprio light solid tip da paura, proprio per fare una peschetta estiva, dinamica, tranquilla, in puro street fishing style. E siamo proprio qui sotto il borgo storico di Malta, di Valletta, e niente, mo adesso stanno montando un palco lì, adesso ci facciamo tutto sto muraglione cercando di insidiare qualcosina. Insomma, il bello di questa pesca è proprio questo, la dinamicità e la praticità con cui la si può praticare. Quindi cambiamo inquadratura e mo attacchiamo GoPro, tutto quanto, e accendiamo tutto e si parte. Primo lancio, proviamo col giugulo wide, nuovo giugulo wide da 7 grammi, l'Urenist, solid tip come potete vedere, da 1-10 grammi, se non sbaglio la canna è nuova, e anche il mulinello per questa occasione abbiamo preso un nuovo, Legalist, facciamo un lancio accompagnato, anche perché c'è vento, dietro ci sono macchine, e non so neanche in questo periodo cosa si possa prendere qui a Malta, quindi... Poi dopo passeremo alla gomma, ma per il momento facciamo qualche altro lancio così. Non ho la minima idea di cosa si possa prendere. Ha mangiato, mi ha spaccato l'esca. Questa era un'esca vecchia, ragazzi, che avevo già montato su una testina, classico sciaddino da 2 pollici. Vediamo un po' se riusciamo a finalizzare la cattura e dopodiché mettiamo qualche gommina nuova. Col vento non è facile, però cavallo appena è passato. Eccolo. Che abbiamo preso? Sciarranino. Eccolo qua, ragazzi. Divertente. Ciao. Beh, combo sverginata, devo dire. Proviamo a farci un altro pesce con quello shad, poi lo buttiamo, cambiamo, vediamo se mettere un rasciadino bianco e rosso, che
ragazzi, spacca veramente in acqua, ho un gamberozzo, o proviamo dei vermi particolari che dicono che sono fantastici, ma vabbè, cambiamo approccio, via sta gomma che è vecchia come cucco. Spostiamoci. Voglio provare ad andare lì in fondo. Boh, a parte una perchia, mo ci stiamo spostando un attimino perché lì siamo molto esposti, andiamo in un'area un po' più tranquilla e continuiamo. Qualche mangiatina, ovviamente fa fredda, regà, però dai, noi ci proviamo. Scusate, non potevo parlare, ragazzi, ma ce l'avevo, avevo l'amo in bocca. Proviamo, visto l'alto numero di incarichi, a provare a fare un innesco offset con la classica scarpetta. L'amo è un po' grande, ma vediamo che si riesce a fare. Ok, vediamo un po' di andare a sondare tutto il fondo. Abbiamo avuto una tocca, ragazzi, una bella, sicuramente un altro sciarrano, ma bella secca. Tu ha mangiato molto, sicuramente per reazione, perché come gliel'ho mosso. Poi sembra anche minacciare pioggia, che palle, oh. Ah, qui c'ho qualche spizzicata, un'altra ne ho avuta. A few moments later. Abbiamo un caiato, ragazzi, rotto, e andiamo a far finale. Queste pesche, queste micro esche hanno bisogno comunque sia di finali molto fini, infatti sto pescando con un 3 libbre, la treccia è una 5 libbre, quindi è tutto il sistema è molto bilanciato. Purtroppo quando si incaglia con questi fili molto fini bisogna farsi un po' il segno della croce. Ci siamo anche bagnati perché ha fatto la sgrullatina stupida. E niente. Col nodo facciamo l'Alberto, semplice semplice, veloce veloce. Moschettoncino anche questo abbinato a tutto il sistema pescante, quindi della misura 000. Abbiamo messo una sorta di verme finto, ma tipo super scentato ai feromoni di tutto il mondo. Sembra promettere bene. Pensavo puzzasse di più, invece sa de fragola. Eccolo. No, quanto resiste? È abbastanza resistente, eh? Era qua sotto che ci ha dato. E noi lo rimandiamo là sotto. Che coglioni sta qua sta pioggia, che palle.
abbiamo avuto una tocca. Mortacci sua, mortacci. Mortacci su un'altra volta. Niente, raga, mettiamo questo perché sta diventando una remissione. A few moments later. Scorfano. Olè. Andiamo a maneggiare con cura, raga. Eccolo qua. Scorfanello con la Lurenist e il rasciadino da dura. Poi sono velenosi, eh. Hanno un par di spine. Eccolo qua e rilasciamo. Ciao Ciccio. Mazza che morso che gli ha dato, però un altro pesce prova a farcelo, dai, secondo me ci riesco. Allora facciamo un piccolo aggiornamento e oggi prima pescata, insomma, che riesco a fare qui mentre sono al lavoro. E tecnica realmente molto diversa, perché di solito venivo con canne 10-30, 10-50, comunque io cercavo dei predatori molto, dico importanti, però comunque sia sostanziosi. E adesso cambio completamente radicale e siamo qui a Light Rock Fishing con la mia nuova combo. Sto pescando appunto con la Daiwa Lurenist 1-10 grammi, e che è una 4 pezzi, Solid Tip, e il nuovo Daiwa Legalis 2024 nella misura 2000 veloce. Vi dato ovviamente tutto con fili molto fini, un PE05 e un finale da 3 libbre, quindi molto 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 fino. Infatti come incagliavo, ahimè ragazzi, ci rimettevo testina e gomma. È una giornata molto difficile perché siamo qui nel porto di Valletta, nell'isola di Malta, e mi sono avventurato, non ci sono mai stato qui, ho trovato un punto dove si poteva pescare e mi sono buttato, quindi una parte molto turistica. Tante barche che fanno avanti e indietro, tante reti, tante corde, c'è anche il festival qua dietro a me che stanno diciamo allestendo per stasera, quindi prova musica, insomma, diciamo non è lo scenario perfetto per andare a pesca. E devo dire però che le tocche, le mangiate non sono mancate, soprattutto con un'esca che non ho mai utilizzato, che sono, sai, quei vermetti tipo super scentati ai feromoni dei pesci fatti con la farina dei pesci, vabbè. Tutta una cosa stranissima e devo dire che funziona parecchio. L'unica cosa che purtroppo devo dire, col fatto che hanno un volume molto irrisorio perché devono andare a simulare appunto tipo un coreano o un americano, la testina purtroppo si gira e si incaglia subito. Quindi sicuramente sarebbero da testare su un fondale sabbioso e non roccioso come sto pescando adesso. Adesso invece con classico innesco offset, il rasciadino da 2 sta facendo il suo lavoro. E niente, l'azione di pesca si svolge molto semplicemente, come ho anche detto in qualche clip. Si lancia diciamo a ridosso della sponda o sul gradino o diciamo a ridosso di sassi e di scogli sommersi, scogli sul fondo, e si lascia affondare la gomma. Una volta affondata la si recupera lentamente, cioè che praticamente così l'esca rimane a contatto con il fondo, oppure la si recupera a saltellini sul fondo, in modo tale che lei sale, guizza velocemente verso l'alto e poi scendendo si aziona la codina, fa tutta l'azione e poi la lasciamo qualche secondo in pausa lì, anche con recupero regolare
alternato da delle pause che permettono all'esca di posarsi sul fondo ed essere così intercettata da questi predatori che si trovano appunto a cacciare nei pressi del fondo, come appunto sciarrani, scorfani, che era il target primario. Devo dire che scenario molto difficile, ma almeno 3 catture l'abbiamo portata a casa, un ambiente completamente sconosciuto e via. L'unica cosa che veramente ci sono rimasto male è che con tutti gli incagli ho quasi praticamente finito tutti i moschettoni, quasi tutte le testine, sono rimaste soltanto quelle anti-incaglio e niente. Quindi ecco qui il setup, ragazzi: Legalis 2000, rasciatino, slide bomb, niente, canino veramente particolare, veramente grazioso, e speriamo di divertirci in questo contratto lavorativo e all'insegna della pesca che va di moda, ovvero la pesca che è alla portata di tutti, che è il light game, che sia in mare o in acqua dolce. Perché? Perché semplicemente ci fa pescare molto facilmente, senza portarsi chili e chili di attrezzatura, e le catture non, cioè ci si diverte, raga, ci si diverte. Uno va in vacanza, cioè io adesso non sto a lavorare, ma se stavo adesso in vacanza qui a Malta sulla nave da crociera mi portavo questa, raga, e una canna travel 4-5 pezzi da light game, 4 testine, 2 vermetti, 2 gommine, e ciao, il divertimento assicurato. Video molto improvvisato, quindi noi andiamo a fare un altro 2 lanci su quella sponda lì, andando verso l'entrata principale del porto, e poi basta, perché poi fa freddo, raga, e si rientra. E niente, rimanete con me, e intanto io vi invito anche a iscrivervi al canale, perché dai, raga, piccolo gesto gratuito a voi, ma a me fa tanta differenza. Quindi iscrivetevi se non vi siete iscritti, e io continuo a fare gli ultimi lanci qui in questa pescata. Allora, raga, io voglio insistere l'ultimo periodo su questa sponda qua. Qua sotto lì c'è avuto una mangiucchiattina. E ci riproviamo. Facciamo affondare. Chiudiamo lo zaino. No! Ha mangiucchiato. Che sarà stato? Mortacci tua, mortacci! Questo è uno scorfano, raga! Questo è un maledetto scorfano, eh! Questo me lo frego! Questo me lo frego, eh? Ho sparato un cannone. Un altro cannone. Un altro cannone. Non sparare là. Là sopra stanno i cannoni del castello di Malta, eccolo, boom! Mazza e botta che ha tirato. Questa è la Holland American Line. Che ne spari un'altra? No. Sì, ne ha sparato un'altra. Stanno a sparare, raga. Vada. Poi dici che i pesci sono disturbati. Grazie al Kaiser. Due che stecche. Eccolo, bello!
altro scorfano. Una mangiata degna. Buono. La mangiata degna, eccolo qua. E release. No, no, speriamo che lo ripiglio. No, abbiamo rotto.